Buonasera amici e amiche di Nova News 24. Dopo mesi esce fuori la verità su Sofia Gelle, De Donà, la concorrente del grande fratello VIP e suo marito Brad. La crisi c'è stata ed è stata per colpa di Antonino Spinalvese. L'imprenditore americano non aveva del tutto gradito il rapporto che si era creato proprio con l'ex hair stylist, e quello che è successo sicuramente ha infastidito il marito di Sofia Gelle De Donà. Tra questi c'è proprio lei, Gelle De Donà, che sembra essere proprio adesso un libro aperto e dire tutto. Arrivata fino alla finalissima, ha fatto discutere per il rapporto all'insegna dell'amore libero, discusso e ridiscusso. Aveva raccontato di avere come marito un imprenditore famosissimo americano, Bradford Beck, e lui sembrava essere unito a Gelle, ma avevano questo rapporto libero. Gelle e Brad non appena però hanno avuto un momento delicato nella casa, quando Gelle si è proprio avvicinata all'ex hairstylist Antonino Spinalvese, è uscita dalla casa e hanno avuto modo di discutere, perché praticamente quello che è successo all'interno della casa non è andato giù al suo Beck Bradford. E proprio lei aveva creato con Antonino una sorta di amicizia che andava quasi oltre. In più occasioni, poco prima dell'eliminazione di lui, l'influencer ha capito di cercare di indietreggiare e fare il possibile per preservare il rapporto con suo marito. Sono sincera, io ho visto Antonino due volte da quando sono uscito, ha detto Gelle. Ha detto lei inoltre che al compleanno di Alfonso c'era anche lui, quindi ci siamo beccati. Poi qualche sera fa al compleanno di Alberto e c'era anche mio marito. Adesso diciamo che non ci sentiamo, non abbiamo più il legame di prima, però ci capita di beccarci in giro. Non è stato però Brad a spingere la 24enne a raffreddare i rapporti con Antonino. Su questo lei vuole essere chiara: non è vero che non lo sento più per colpa di Brad, lui è tranquillo, anche se al compleanno di The Pisces loro due hanno parlato, si sono conosciuti. Brad è stato parecchio risentito quando sono uscita, non è stato semplice per noi, ammette Gelle De Donà. Soprattutto all'inizio abbiamo passato il primo mese distanti, abbiamo avuto parecchi problemi per quello che era successo con Antonino, ma non per Antonino in sé, più per il fatto che lui pensava che io non fossi più innamorata di lui, ma bensì di Antonino o qualcun altro. Ora lei ha voluto chiarire questa cosa e soprattutto quello che è successo mesi fa, quando lei e Spinalvese avevano trascorso del tempo sotto le coperte. Io ve lo giuro, non è successo niente, né sotto le coperte né in nessun altro posto, sono stata brava, ve lo garantisco, non avrei problemi a dirlo. Qualcosa però sembra essere effettivamente cambiato dal legame con il marito, relazione ancora aperta. Diciamo che da quando sono uscita ha chiarito, ho pensato solo a ricostruire il mio matrimonio, quindi non ho pensato a vedere nessun altro, mi sto concentrando solo su mio marito, lui sta facendo la stessa cosa. Quindi la sorta di amore libero di Gelle De Donà si è frantumata e si è sciolta come neve al sole. Amici di Nova News 24, di ditecelo voi cosa sta succedendo tra Brad Bradford e la moglie Gelle De Donà, e soprattutto se il rapporto con Antonino Spinalvese ha segnato proprio il cambiamento del cosiddetto amore libero. Ditecelo voi. Intanto, se vi è piaciuto questo articolo, mettete il pollice in su e seguiteci sempre su Nova News 24.